Buonasera. Vedo che Bidi se te ne va immediatamente da qua, prima che le prendi di santa ragione, che mi hai sfrattato di casa mentre io sono in ospedale. Pure. Però ti avevo detto che la sistemazione che avevi avuto non era definitiva e che se avessimo trovato qualcuno che doveva starci, tu pure non pensavi... io dovevo starci finché non mi sistemavo. Ma tu sei arrivato a un punto, Treian, basta, nel senso che puoi avere la possibilità di trovarti un'altra sistemazione, no? Tanto prenderai l'invalidità, quindi... quando la prenderò? Ho capito, possibile che non c'è un posto dove devi andare? No. Io non ci posso credere. Vabbè, me ne andrò così, Italia. Dove tutto è cominciato. Ritornerò alle origini. Non ci posso credere, però l'hai visto, tanto voglio dire, non era nascosto a niente. C'è la figlia di Elena che abbiamo dovuto ospitare a casa tua. Ho messo nel mio garage le tue cose. L'unica cosa che ti posso fare, te le tengo fino a quando tu non puoi venirle a prendere. Almeno ce l'hai tu. Eh? Almeno il monopattino, l'ho messo nel garage. No, il monopattino sta a casa. Cioè, sta dentro casa, dietro la tenda. Quando tanto non lo dietro la tenda, proprio in mezzo alla finestra. No, dietro, cioè davanti alla tenda, se non svegli. Ma sta lì quando tu potrai andare. L'unica cosa che puoi fare è andare a riprenderti il monopattino, perché quello è tuo, non è della casa di Guido Potere. Non so che farti. Io più che continuare a portarti le sigarette, a portarti le cose da mangiare, non posso fare. Vattene, per favore, prima che mi alzo dal letto e mi vado a prendere 30 anni oggi. Ne avevamo parlato, però, non è una confulmine a ciel sereno. Ne avevamo parlato, tante volte abbiamo detto. Sì, avevamo parlato, anche nel frattempo che io stavo qua, che mi aggiustavo questa cazzo di sistemazione della gamba, io avevo la possibilità di stare dentro la casa di Quinto Potere. Ho capito. E che poi me ne sarei andato, quando sarei stato idoneo per andarmene a lavorare, me ne sei dovuto andare. Ma siccome tu probabilmente non sarai idoneo per il momento per andare a lavorare, le condizioni del piede sono quelle che sono, è aumente, peggiore, poi sì, poi no, io che faccio? Blocco tutto lì? Dove l'avrei messa la figlia di Elena? Portati la costa. Ma manca solo quello. Scommetto che poi quando esci tu devo portarti a casa. Quello soltanto manca. Chiamo Anna Maria, glielo chiedo. Sì, a me sta dice. No, a me. Secondo possiamo me trovare. Anna Maria mi dice di sì. Allora, possiamo provare a trovare un posto in cui devi stare, ti posso aiutare con magari i primi 2 o 3 mesi di affitto, fino a quando non hai l'invalidità, però di più non posso fare. Va bene, 2 o 3 mesi di affitto. Aiutare. Va bene, 2 o 3 mesi di affitto. Aiutare, non ti pago l'affitto, significa che quei soldi me li devi ridare. Aiutare. Come tutti gli altri soldi ti ho ridato. No, quelli sono andati perché l'ho voluto fare io, ma adesso è cambiata la cosa, cioè non posso stare a sovvenzionarti per tutta la vita. Ok, a me dispiace. Finché prendo la pensione di validità, mi paghi l'affitto e poi ti li ridò quando prendo l'invalidità. Mi voglio fidare di te perché ormai devono passare sempre da te. Eh no, i soldi quelli verranno a te, mica. Sì, ma la carta ce l'avrai tu. Ho capito, ma e tu vuoi venire sempre a te a prendere la carta? Me li prendo di là, cioè la casa di Quinto Potere se li prendi di là. Dalla tua invalidità? Sì. Speriamo di trovare qualcosa, anche perché io avevo provato a trovare per la figlia di Elena una sistemazione, ma non c'è verso. A Bari, o so bed and breakfast, o so casa di studenti, cioè non esiste più, nessuno ti affitta più niente. Mare. Ah, sì, fuori mare. O se no devi andare lì dove sul Pollino, dove ti volevano ospitare. Ma adesso per la pigia quell'amico. Quell'amico? Che c'aveva l'appartamento, se c'era l'affitto ancora. Ah sì, da tutto quel tempo. Boh. Provare non nuoce. A me dispiace che tu te la sei presa, però prima o poi dovevamo fare qualcosa, non potevamo stare occupata là la casa senza che, tra l'altro manco ci fossi dentro, cioè era un pugno nello stomaco, tu stai qua e la casa vuota. E quando invece no, ma no, che 2 settimane sto che da fuori. 2 settimane. No, perché poi è stata vuota anche tutto il tempo che sei stato ricoverato l'altra volta. Ho capito, però io qualche cosa dobbiamo fare. Mi dispiace, ma di più di questo. Casa di Tino. Eh? Se paghi la vita a Tino. Prova a chiederglielo, magari. Magari ti dici di sì. Vediamo. Magari lui sta da solo, ti può aiutare. Tino, buonasera. Manda un messaggio. Abbiamo avuto l'idea con Antonio nel caso. Ti anticipa Antonio 2 o 3 mesi di affitto.
di casa tua, me ne posso venire a vivere da te poiché sono stato sfrattato dalla casa di Quinto Potere. Ma sentirò le bestie mie da qua, Tu dici, assalicando. Tino sicuramente non ti ospita. Vedi, poi buongiorno di Tino, di Leo. Non lo so, già, troveremo una soluzione, ma così è. Magari si ristrutturiamo prima la casa di Elena e quindi magari se ne va, ah, non lo so, cioè, non, ma non Sì, poteva no, me ne rimanere. posso andare nell'altro appartamento, pure scassato, scassato, mi prendo la brandina, tanto per quello che Sì, sto quello di io. via Garruba, sì. Per quello che sto dentro io. Che quello è anche il problema. Vabbè, comunque poi ne parliamo con calma. Vediamo. Là Tanto io dentro. martedì, Quando? mercoledì sto fuori. Martedì, mercoledì. Lunedì mi tolgono tutti i punti, vengono gli infettivi, mi danno la terapia, martedì, massimo, mercoledì. E il tossicologico, che fa? Lunedì. Farei anche il tossicologico. Mi dispiace, ma troveremo una soluzione. Certamente non ti faremo dormire per strada, una soluzione la troviamo. Massimo scendevo, Se me ne c'è. vado a Romeo, Beh. finché ha la O soluzione. se no, quei 2 o 3 giorni, ma vediamo, qualcosa la penseremo. Ciao Giovanni.